Ciao a tutti ragazzi, qui è Rix e oggi siamo su Walk Your Boss. Walk Your Boss è un gioco di una serie di giochi, ovvero i Walk Games, che sono praticamente dei giochi in cui devi distruggere o picchiare o uccidere persone, cose o animali. Adesso non so se ci sono anche gli animali, comunque. Iniziamo subito. Allora, noi siamo questo qui, questo signore qua, e dovremmo picchiare, intanto già ho visto un po' di cose da usare, e dovremmo picchiare il nostro boss. No, iniziamo subito allora. Boss ha la matita, che è una matita o è una spada? Penso sia una spada. Comunque, e noi abbiamo fatto, dovremmo usare 24 cose per ucciderlo, poi. Dove l'uomo nero, il computer. Adesso voglio guardare un po' quello che ci sta, ho visto cioè la parete, l'attaccapanni, poi sicuro la mazza, sì, ecco, abbiamo già usato la spada, poi la sedia, l'occhio no, la lampada, il telefono anche. Questo cosa serve nuovo? La forbice, la tazza, il mouse, hanno le mani, e vabbè, iniziamo subito, allora iniziamo da qua, il cassetto, cosa dobbiamo cliccare? Sì, vuoi controllare un po'? Non so se devo cliccare, ragazzi. Ecco. Ok. Fa abbastanza male. Ma basta! Ma è un cassetto o uno schiaccianoci, sta roba? Ah, bene. E gli stacca anche la testa. Nessuno si è accorto di niente, no? Sangue in corridoio, niente. Poi, ne abbiamo solo fatti due, avevo visto il computer, sì. Ok. Yoga, bene. No when, no want, no war. Sì, bene. Computer usato benissimo. La sedia. Sempre pugni. Sempre pugni. Dove sto portando? Ah, ecco. Ma siete su un aereo, no? Perché c'è un'aria, cioè. Poi torna qua. Ah sì, con lo sgabellino. C'è anche il sangue qua. Se tu gli dai un pugno esce il sangue. Ho già fatto. Il telefono. Bene. Diventa blu e muore. Bene. Adesso ne abbiamo fatti solo 5. La valigia. Cos'è? La valigia serve a questo, ricordatevelo ragazzi. Adesso di sicuro la chiuderà. Ecco appunto. Ragazzi, troppa violenza in un solo video. Ok, bene. Ora
La lámpara, si tiene la lámpara. Bene. Ok, le lampade servono più a questo. Però, cosa vi fa adesso? Cioè, non vorrei dirvi, ragazzi, però la lampadina qua si è distrutta. Vabbè. Poi abbiamo lui, la tazza. È una tazza o un martello? Cioè qua le matite sono spade, le tazze sono martelli. Io non mi rendo conto di cosa ci sia in questo ufficio. Sono già fatto, già fatto, già fatto. Codice. Ma quanto sangue ha questo? Una sacca del sangue o cos'altro? How is game with? Boh, non so. La tastiera. Io l'ho sempre rotta. Bene, in bocca, giusto? Sente proprio la rabbia che ha dentro di sé. Qua gli passa anche il foglio tra la gamba. Poi, poi abbiamo allora il coniglio, abbiamo un altro disegno, no? Lo scotch. Il computer degli anni 50, i computer grossi come non so che cosa. Questo ci stava. Questo ci stava. E siamo già a 11. Non mi capacito che in questo piccolo studio ce ne siano ancora 13. Allora, quanto un computer, due computer? A due computer? Boh. Cassetto qua, lanta, lanta, non riesce neanche a rompere la lanta, quindi se la lanta non può andare dal boss, il boss andrà dalla lampada, naturalmente con la faccia. Ora, se questo coniglio qua, scotch, disegno, fiore, il bidone, bene, un ninja col bidone. Ancora 11. Ah sì, la parete l'avevo visto prima. Tutto che l'ho portato lì è sanguinata un po' la testa. Ecco, adesso qualcuno se n'è accorto. Lo guardano anche. Non so cosa stiano facendo di preciso. Sedie, pezzi di non so cosa, sangue. Quindi credo che dovremmo. E pareti, ecco. Anche qua il boss va dalla parete, visto che la parete non può andare dal boss. Giusto. E anche adesso, cioè, gli passa il foglio nella gamba. Poi adesso.
Avrei quindi fatto la sì, cioè la mazza da golf in un ufficio. Ci sta la mazza da golf. E poi lui sta lì, non è che scappa, lui sta lì. La pallina era sempre rimasta lì, poi la brocca dell'acqua. Si corre con la brocca dell'acqua. Come affogare senza essere in acqua? Dice, da dove sta uscendo quest'acqua? Bene. Ora proviamo. Ci dico un po' cavolo così. Ombrello. Molto semplice. Bene. È un righello o una spada, un pugnale da ninja o un qualcosa. Ah, scommetto che anche questo fa da spada, vero? Sì. Cos'ha sto qua? Quanti metri ha di intestino? Ha 12 metri di intestino. E poi abbiamo il vaso, la pinzetta. Proviamo col vaso qui. Ok. Che bella musica. Ok. La pinzettrice, proviamo. Cos'è che gli ha pinzato gli occhi, la bocca, il naso? Adesso chiamo... Ah sì, le mani, avevo visto prima sì, le mani, ecco. Ragazzi, Rocky Balboa. Boh, morto. Ventidue, ne mancano solo due ragazzi, non mi capacito di questa cosa, fatto su tutto qualcosa. L'orologio, come fa a prenderlo? L'orologio. Frisbee in studio. Gli ha massacrato la faccia. Bene, tutti contenti adesso. L'ultimo, manca l'ultimo, non so che cosa sia, sia il muro, la fatto, la giacca, l'attaccapanni. No, in testa gliela ficca. No, quasi, sì, nel collo. Anche questo qua è molto semplice. Hai vinto! Sì, vai! L'abbiamo massacrato in 24 modi diversi. Ok, allora, voglio dire che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like e se volete continuare a vedere i miei video e altri Wok Games iscrivetevi al canale per qualsiasi cosa. Se volete altre serie commentate. Qui è Rix e per oggi è tutto. Al prossimo video. Ciao ragazzi!